Eccoci siamo con Giorgio Margiotta, presidente della Stella Sestrese. Hai una maglietta, Giorgio, una stella da primato, perché quest'anno è stata davvero una grande Stella Sestrese, no? Sì, senza dubbio, abbiamo costruito un gruppo uniforme, molto affiatato, che è quello che ci ha dato là per fare una grande stagione. Oltretutto mi è dispiaciuto che non ho potuto festeggiare con loro per motivi di salute, e quindi ora stasera festeggiamo stasera in ritardo con me. È stata un'esperienza dal lato di salute abbastanza positiva, si è risolta positivamente. Ti sento però con la voce comunque anche rotta dall'emozione, sì, stasera, perché comunque hai vissuto a distanza questo grande traguardo, certo, inseguito da qualche anno ormai, certo, perché comunque è una squadra tra te, Pino Catania, anche il presidente Sciortino, giustamente, tutta la Sestrese che vi spalleggia e vi dà una mano, grossa mano, no? Tutto, quando l'ho salutato l'ultima giornata, che sapevo che martedì dovevo recuperare, con Regino l'ho salutato uno per uno e mi sono messo a piangere come un bambino di 3-4 anni, e ero molto commosso. Poi mi ha mandato anche la persona la domenica successiva, ci andava a mandare la soddisfazione, che mi ha telefonato tutti per dirmi che un risultato acquisito, abbiamo campionato, più che un anno positivo, abbiamo dato calcio senza dubbio. Senti, un sodalizio, quello di cui parlavamo con te, Pino Catania, vincente sotto tutti i punti di vista, e soprattutto per il gruppo poi di ragazzi che si è creato, no? È un gruppo che così ce ne sia poco, ma non perché l'abbiamo noi, perché è proprio vissuto in prima persona, proprio di un appiattamento, uno che non vive non ci crede, però effettivamente è stato il gruppo la forza nostra per arrivare a quel traguardo. Senti, io credo che un grazie sia doveroso, oltre a tutto il mondo Stella Sestrese, anche al mondo Sestrese, che è un po' la vostra mamma, no? Ma certo, che ci ha messo a disposizione il campo, ci ha messo a disposizione quello che abbiamo bisogno, e quindi siamo contenti della loro collaborazione, che praticamente siamo sotto la loro ala. Certo, ora l'anno prossimo finalmente prima categoria, un'altra sfida impegnativa. In questo momento non ci sto pensando, perché prima voglio guarire bene, poi ci saranno altre persone nel nostro gruppo che incaricheranno di portare avanti la stagione prossima. Senza dubbio gli darò una mano senz'altro, però adesso è un momento che sarà ancora una ventina di giorni, ne stia tranquillo, e da giugno cominceremo a far top. Quindi giusto in tempo per rientrare con la preparazione per l'anno nuovo, sì, come gli atleti. Sì, va bene, Giorgio, tanti in bocca al lupo anche da parte nostra, che ti voglia rivedere al più presto, abile e arruolabile sui campi. Grazie, molto gentile, saluto tutti gli amici sportivi che mi conoscono, grazie a loro, a tutti, che per le parole che mi hanno scritte, eccetera.